I romani hanno sempre amato passare il tempo libero all'aperto. I grandi signori della nobiltà avevano a disposizione le ville suburbane dove organizzavano feste faraoniche, Villa Pamphili, Villa Torlonia, eccetera. E il popolo aveva i grandi spazi a ridosso delle mura che allora erano vuoti, dove poi sorsero i quartieri di Testaccio, dell'Esquilino, no? E lì appunto fino alla metà dell'Ottocento ci sono le stampe di Pinelli che documentano appunto questa gente che si riuniva e o ballava il saltarello o faceva i giochi tradizionali, l'altalena, il tamburello e passava le giornate così. Questo fino alla metà dell'Ottocento, perché poi quando probabilmente in coincidenza con l'introduzione del tram a cavalli si poteva andare un po' più lontano. Allora organizzavano vere e proprie uscite in campagna, scampagnate, nell'agro, no? Che era disseminato di osteriole, dove si poteva portare a cucinare cibi propri. E allora le donne andavano avanti, si compravano l'abbacchio dal pecoraro, il pollo dal contadino, poi gran padellate di patate fritte, l'insalata si portava pulita da casa. E cucinavano, c'era Scarpone che c'è ancora, adesso è diventato un ristorante fuori Porta San Pancrazio, c'era Faccia Fresca il tavolato fuori Porta San Giovanni, c'era il Forte di Magallè e il Pozzo di San Patrizio che stava lontanissimo, stava a Bianite. E andavano lì, passavano la giornata, dopo aver mangiato, giocavano a bocce, stornellavano, ballavano, poi tornavano a casa. Poi c'erano poi, queste erano scampagnate del tutto familiari, famiglia allargata, quindi cognati, zii, cugini e parenti e compare, sempre una trentina di persone. E le donne andavano avanti, gli uomini venivano dopo a piedi col tram fin dove potevano arrivare, poi giocando a piastrelle a pagall'oste perché chi perdeva pagava il vino. E questo era il modo di guantare il primo sole di primavera e l'ultimo dell'autunno prima dell'inverno. D'estate no, perché c'era la febbre ed era pericoloso. Poi a fianco di questo sopravviveva e si era potenziata i grandi appuntamenti religiosi, ma quelli coinvolgevano tutta Roma, ed erano i grandi santuari mariani dell'Agro, Galloro vicino ad Ariccia e il Divino Amore. Era una processione, quella specialmente del Divino Amore, che ci richiedeva la preparazione di tutto l'anno e poi era un'esibizione di tutti i gioielli, le donne tutte coperte dei propri gioielli spegnati apposta dal Monte di Pietà, poi gran mangiata ad Albano e poi dalle frattocche corsa a rompicollo fino a San Giovanni a chi arrivava prima e ogni tanto si faceva male qualcuno perché erano tutti ubriachi come... vabbè. Anche l'aristocrazia amava, oltre le feste, amava l'agro, andava a passare, però d'inverno, da novembre a aprile. Da novembre a marzo c'erano la caccia alla volpe. Caccia alla volpe che era uno sport importato dall'Inghilterra, gioco noioso e stupido secondo gli antichi vecchi romani, e anche Trilussa, dalla parte della volpe, prende in giro questi cavalieri in fracche rosso che correvano come forsennati, saltando le macerie, dicevano loro, gli staccionati. Ogni tanto qualcuno cascava e allora la volpe diceva: accidenti che straccio di cascata, deve essere qualche principe romano, malignamente, perché in quell'epoca i principi romani avevano dei tracolli finanziari spaventosi, quindi la cascata, la caccia alla volpe richiamava quella lì, e Trilussa lo sapeva. Però la caccia alla volpe, che dopo il 70 ebbe, era una cosa anche prima riservata proprio anche ai grandi personaggi che venivano, gli organizzavano le cacce apposta, alla principessa Elisabetta d'Austria, per esempio, al principe imperiale, gli organizzarono le cacce apposta, perché quando erano venute gli piacque moltissimo. Poi erano anche uno strumento politico perché serviva per attirare l'aristocrazia nera, che non ne voleva sapere, a tirarla a Casa Savoia, perché Casa Savoia apprezzò moltissimo, ebbe il grande momento di splendore della caccia alla volpe fu dopo il 70, perché il principe ereditario Umberto si innamorò subito di questo sport, venne invitato appena arrivato a Roma il 14 gennaio del 71 e gli piacque moltissimo e tutta Casa Savoia frequentava assiduamente la caccia alla volpe, quindi fu un grosso mezzo di attrazione politica. La caccia alla volpe prevedeva anche il buffet, perché chi non, no,
non andava a correre, si fermava al buffet, aspettava il ritorno di queste persone ed era un modo di intrecciare affari, parlare di politica, intrecciare maneggi amorosi, eccetera. Finita la caccia alla volpe cominciavano le capannelle. Capannelle cominciarono nel 1880 perché erano le corse al galoppo che prima non avevano fisse dimora perché si facevano già alla metà dell'Ottocento, però solo quando qualcuno li invitava e metteva a disposizione le sue tenute. Invece poi nell'80 vennero offerte le capannelle che erano un grande spazio vuoto e deserto e arido. Deserto che risorse a nuova vita, perché divenne un luogo di incontro della massima eleganza e della massima importanza, perché era presente il re. Il re andò alla prima corsa nel 1880, immediatamente lanciò il derby reale per i cavalli del 1883, e da allora veniva sempre il calèche guidato da solo, se lo guidava da solo, e veniva la regina con la sua carrozza azzurra, i suoi staffieri, eccetera, e annunciati dagli squilli di tromba, e D'Annunzio appunto descrive il tripudio fastoso, perché era veramente fastoso. Le signore aspettavano l'appuntamento delle capannelle per esibire le loro toilette primaverili, quelle nuove, no? Il nuovo guardaroba primaverile. E dopo poi alla fine c'era l'ultimo atto, perché queste carrozze bellissime, i più modesti erano i tiri a due, poi c'erano i tiri a quattro, i tiri a sei, no? Poi c'era quello del Conte Bellicelli a otto, quello era un unico. E poi al ritorno c'era il corteo di queste carrozze che tornavano a Piazza San Giovanni, c'era il popolo che andava a vedere il ritorno dalle corse, perché era veramente uno spettacolo queste carrozze bellissime, con questi cavalli bellissimi guidati tutti con i finimenti eccetera che sfilavano. Tutto questo però sparì, fu travolto dalla guerra, non rimase più niente, soltanto le capannelle, che scomparvero pure loro, ma vennero fatte risorgere dal fascismo nel 1926 e sono durate e durano ancora adesso.